At the start of the pre-final with KF, the finals will start at 2:40 in the afternoon with KF. Good continuation and good race to you. Eccoci quindi a raccontare di questa prima manche in programma questa mattina, griglia di partenza per la KF Junior che vede confrontarsi i gruppi D ed F, appunto di KF Junior, ricordiamo, manche da recuperare da quello che è il programma del programma di ieri. Griglia di partenza quindi per la manche gruppi D ed F di KF Junior. Leonardo Lorandi scatta dalla pole position, leader di gruppo D, classificatosi quarto nelle prove cronometrate di venerdì. Leonardo Pulcini scatta invece al suo fianco in linea esterna il pilota Tony Kart motorizzato Vortex in livrea bianco e rossa della Morsicani Racing. Seconda fila, anche in questo caso tutta italiana, per Lorenzo Travisanuto con il numero 133 e il nostro Remigio Garofano, un po' padrone di casa qui a Sarno, il pilota napoletano col numero 176. La terza fila invece per Logan Sargent, l'americano della Tony Kart numero 124, con il 135 invece in linea esterna Piazzola numero 6 scatta l'altro Tony Kart di Petru Florescu. La quarta fila per il venezuelano della Cosmic con motorizzazione Vortex numero 173 Sebastian Fernandez al suo fianco in Piazzola numero 8 con il numero 155 scatta Alexander Gordev. La quinta fila per l'inglese numero 121 della Fernando Alonso, anche in questo caso motorizzazione Vortex, Enam Hamid. La quinta fila in linea esterna, Piazzola numero 10 per il thailandese della Cosmic, Sasakorn Chaimongol. A seguire la sesta fila per Yusuf Waka e Olli Peltola, la settima fila per Jan Leon Schlom e Philip Hall, la ottava fila per Kushmaini e Sergio Sette Camara, la nona fila per Thomas Aplainen e Marta Garcia Lopez. Già buona la partenza, sin da subito l'allineamento è stato giudicato buono, Leonardo Lorandi tiene la testa della gara, chiude un po' quello che sono le velleità d'attacco dei protagonisti alle sue spalle. Andiamo con lo sguardo ovviamente anche a seguire quanto accade attraverso il monitor che ci viene messo a disposizione dalla regia. Un lieve tentativo d'attacco fuori dai giochi con il 124 Logan Sargent, che si era portato in seconda posizione, sfila invece bene il gruppo senza grossi colpi di scena. Logan Sargent fuori dai giochi, scivolato nell'erba alla prima staccata, e allora al comando c'è proprio Alessio Lorandi e poi andiamo a cercare con il 121 lì davanti sicuramente Hamid, l'altro dovrebbe essere con il 121, attenzione Alessio Lorandi fuori al tornante del paddock, un errore per il pilota bresciano proprio quando va a mostrarsi al gruppo, quando va a mostrarsi al pubblico del paddock. Alessio Lorandi è fuori, scivola in quarta posizione, allora lì davanti sembra essere ritornato Leonardo Pulcini, almeno questa è l'impressione che abbiamo, e andiamo a cercare con lo sguardo anche in pista, dovrebbe essere proprio il Tony bianco e rosso numero 110 di Leonardo Pulcini al comando delle operazioni. Leonardo Lorandi invece scivolato in sesta posizione, addirittura in sesta posizione Leonardo Lorandi, che deve mettere in cantiere la risalita.
Eccoli lì, andare a cercare l'ultima destra del tracciato di Sarno, la curva del bar, Leonardo Pulcini al comando delle operazioni, ovviamente difficoltà a tenere in linea il proprio mezzo, monitor dei tempi che ci aiuta con Leonardo Pulcini al comando, alle sue spalle proprio Hamid e poi Garofano, Puhaka, Gordev in quinta posizione, Lorani in sesta, ma scappa via Leonardo Pulcini. Leonardo Pulcini sta scappando via, dicevamo, invece Bagarre alle sue spalle per la conquista della seconda posizione, un ottimo Hamid, il pilota britannico della Fernando Alonso con il numero 121 in seconda posizione, sta regolando proprio Remigio Garofano che comunque deve sfruttare, deve in qualche modo sfruttare la conoscenza, la forte conoscenza che ha del tracciato. Andiamo alla ricerca con lo sguardo, vediamo più responsabili della gara a portarsi al centro della pista, immaginavamo potesse esserci qualche problema, nulla di fatto, e allora andiamo nuovamente a guardare in pista con le difficoltà sempre più serie del portacolori di Casa Baby Race, Leonardo Lorandi, scivolato ormai al centro del gruppo e davvero in enorme crisi, nulla invece va ad impensierire almeno in questa fase Leonardo Pulcini che si è messo al comando delle operazioni e sta continuando dicevamo a gestire un vantaggio tutto sommato rassicurante alle sue spalle, ancora il britannico Hamed con Remigio Garofano che invece ha perso un po' il contatto, si è sgranato il gruppo almeno per quello che riguarda le posizioni di testa, e la quarta posizione nelle mani di Sasa Korn, Chai Mongolla, attenzione a Tolvanen, il finlandese Tolvanen che è risalito sino alla settima posizione, scattava dalla piazzola numero 25 griglia di partenza, Tolvanen si è portato appunto in settima posizione, evidentemente si trova proprio a suo agio sul tracciato di Sarno bagnato dalla pioggia. Leonardo Pulcini fa segnare giro record anche al secondo passaggio, il pilota della Morsicani Racing, dicevamo, fa segnare giro record anche al secondo passaggio, porta il suo vantaggio ad un secondo, 857 millesimi nei confronti del britannico Hamed. Remigio Garofano invece paga un gap dalla seconda posizione di un secondo, 405 millesimi. Allora torniamo con lo sguardo lì al monitor, regia che si sofferma sul britannico Hamed che galleggia in seconda posizione senza dare l'impressione di poter andare a riprendere Leonardo Pulcini, anche se in questa fase, forte di un errore commesso proprio dal pilota italiano, si è avvicinato tantissimo, ha perso una posizione nel frattempo, proprio il nostro Remigio Garofano in terza posizione ha ceduto a Sasa Korn, Chai Mongolla che si è portato quindi in terza posizione, ma il terzo giro è quindi completato, stiamo attendendo i protagonisti sulla linea del traguardo, ha guadagnato tantissimo in questo passaggio Hamed nei confronti di Pulcini, Pulcini non ha girato sui suoi tempi, 1.36.2 per Pulcini, 1.35.4 per Hamed. È una gara ancora lunga quella che c'è da vivere per questa prima manche, ricordiamo i gruppi D ed F della KF Junior, a seguire ancora 5 manche per la KF Junior, una per la KF prima di dare il vita alle prefinali. Lì davanti Leonardo Pulcini si è portato al comando sin dalle primissime battute, ha approfittato anche di quello che è stato un errore di Leonardo Lorandi alla staccata del paddock, alla prima delle staccate del paddock, fuori dai giochi il pilota bresciano che adesso arranca in undicesima posizione, ne ha approfittato dicevamo Leonardo Pulcini, ma stanno davvero ben figurando Hamid e Chai Mongolla rispettivamente in seconda e terza posizione, Remigio Garofano riesce quantomeno a conservare la propria quarta piazza, ecco che la regia va a cercare proprio il nostro Leonardo Pulcini, alle sue spalle Hamid e poi Chai Mongolla con Remigio Garofano in quarta posizione,
che transita proprio in questo momento sulla linea del traguardo a capitanare un gruppo, non Remigio Garofano ma Hall e Tolvanen. Remigio Garofano scivola quindi in sesta posizione, lo avevamo perso durante questo passaggio. Crono praticamente identici per Pulcini Hamid in questo passaggio, 1.35.780 per Leonardo Pulcini Hamid, 1.35.940. Leonardo Lorandi scivola in dodicesima posizione, il poleman di questa manche scivola in dodicesima posizione e va a lottare proprio con Sergio Sette Camara a sua volta in tredicesima posizione. Leonardo Pulcini, dicevamo che è al comando sin dalle primissime battute, ovviamente riesce a fare la propria gara senza doversi voltare a cercare quello che è il più diretto rivale, che è staccato di un secondo, 272 millesimi. Hamid ha dato l'impressione però nel corso di questa gara di poter in qualche modo rosicchiare il vantaggio a Leonardo Pulcini quando ha sentito questa preoccupazione. Leonardo Pulcini si è messo nuovamente ad andare più forte, 1.35.7 all'ultimo passaggio, perde tantissimo nel secondo settore Leonardo Pulcini nei confronti di Hamid, di Enam Hamid, e paga addirittura 4 decimi in un solo settore nel secondo. Nel terzo sembra però riuscire in qualche modo a recuperarli, eccoli lì, 1.36.126, 1.35.851 il vantaggio di Leonardo Pulcini, scende per la prima volta sotto il secondo in questa gara. Mancano due giri alla bandiera a scacchi, 997 millesimi di vantaggio che Leonardo Pulcini può amministrare nei confronti di Hamid, con Cemongol e Tolvanen in quarta posizione. Il pilota finlandese davvero sta facendo qualcosa di eccezionale, scattava, lo ricordiamo, dalla piazzola numero 25 e ora è risalito in quarta posizione. 5 giri già completati, siamo nel corso del sesto dei 7 passaggi previsti. Andiamo con lo sguardo ancora a cercare il nostro Leonardo Lorandi in dodicesima posizione, il pilota bresciano che adesso deve vedersela invece con Tillè, che sta via via rientrando. Andiamo nuovamente con lo sguardo alla testa della gara, nulla di fatto, nuovamente sembra perdere qualcosa Leonardo Pulcini nei confronti di Hamid, salvo poi recuperarla nel tratto misto. Ancora 4 decimi pagati in questo secondo settore da Leonardo Pulcini nei confronti di Hamid. In tutti i precedenti passaggi li ha recuperati nuovamente nel tratto che conduce alla linea del traguardo. Il direttore di gara Alessandro Ferrari già stringe tra le mani il cartello che indica la slap. Un solo giro alla bandiera scacchi per la manche di apertura di questa domenica per la KF Junior. Guarda il cartello, la slap, Leonardo Pulcini, lo guarda anche Enam Hamid, che ha guadagnato 3 decimi in questo passaggio ma è ancora staccato di 604 millesimi nei confronti rispetto a Leonardo Pulcini e non ha, almeno non in questa fase, la possibilità di tentare attacchi decisi. Stringe in soggettiva la regia sul britannico Hamid, lì davanti Leonardo Pulcini va a interpretare queste ultime curve del tracciato, dicevamo va ad interpretare le ultime curve del tracciato Leonardo Pulcini in attesa della bandiera scacchi che decreterà la vittoria di manche, che gli decreterà evidentemente la vittoria di manche. Va a cercare adesso il tornantone, il primo dei tornanti del paddock, linee ovviamente di sicurezza per Leonardo Pulcini, che cerca adesso lo staccatone del Vesuvio per lanciarsi poi nelle S del Grifone, nei tre tornanti che disegnano le S del Grifone alle sue spalle. Il britannico Hamid con Sasa Korn Chamongol tranquillamente in terza posizione, i tre non si sono dati mai battaglia vera sul campo, hanno controllato quello che era il risultato acquisito, davvero eccezionale invece quella che è stata la gara di Tolvanen, il pilota ricordiamo che scattava dalla piazzola numero 25 in griglia di partenza e che a meno di clamorosi colpi di scena chiuderà in quarta posizione. Leonardo Pulcini porta a casa una gran bella vittoria, gran bella seconda posizione anche per Hamid, Cemongol chiude quindi in terza posizione, Timi Tolvanen in quarta posizione, poi
Hall, Peltola, Florescu, Travisanuto, Gordev, Garofano a chiudere la top 10. Chiude solamente in dodicesima posizione Leonardo Lorandi. Leonardo Pulcini, Ahmed, Sasakorn, Simon Goll, Timi Tolvanen, Hall, Peltola. Questa è la top 6 per la prima delle manche in programma per la KF Junior, i gruppi D ed F. Se c'è qualche doppiato, quello è il problema, è la paura mia. Okay.
se c'è qualche doppiato, casomai casomai sbaglio primo, quello. Ancora manche per la KF Junior, questa volta a confrontarsi sono i gruppi A ed E. Il Pullman assoluto Robert Schwarzman scatterà dalla piazzola numero 1 con il numero 122. Al suo fianco Giuliano Raucci scatta con il numero 114 in piazzola numero 2. La seconda fila per uno dei favoriti assoluti di questo primo round del campionato mondiale KF Junior, Lando Norris, lo attendiamo ovviamente ancora tra i protagonisti. Terza posizione, dicevamo, per Lando Norris. Al fianco di Lando Norris in seconda fila Nico Cari. La terza fila per Gheorghi Talacinov e Daniel Tictum. La quarta fila per Benjamin Lassinis e Maurizio Baiz. La quinta fila per Brian Elpitia ed Alex Irlando. Sesta fila per Federico Squaranti e David Beckman. La settima fila per Giulia Bollier e Jacopo Gheno. L'ottava fila per Mattia Signorelli e Amori Bonduel. La nona fila per Maximi Potti e Roncato Drugovic. La decima fila per Jack Costechi e Tommaso Mosca. A seguire Artem Petrov e Marco Dionisios. Dodicesima fila per Brunello Varas e Mick Batch. La tredicesima fila per Kurt Costechi e Issa Al Khalifa. La quattordicesima ed ultima fila per Giulia Pankiewicz. Attendiamo di scoprire quindi se l'allineamento viene giudicato buono dal direttore di gara e se quindi si spegneranno i semafori a decretare il via di questa seconda manche in programma quest'oggi. Si spengono i semafori, buono ancora una volta lo start in linea interna di un eccezionale Robert Schwarzman. Attenzione, qualcuno dei protagonisti fuori al portato fuori dal gruppone alla prima curva, nulla di grave ovviamente, bandiere verdi alla staccata, il contatto in fondo al dritto che mette fuori dai giochi Robert Schwarzman e sembra essere alle sue spalle, sembrava essere un Tony Kart, probabilmente quello di Gheorghe Talacinov, certamente fuori dai giochi proprio Robert Schwarzman, il leader incontrastato in queste prime battute di in quelle che sono state le prime manche di questo weekend. Dopo la conquista della pole position assoluta nelle prove cronometrate, Robert Schwarzman aveva ben figurato nel corso delle manche eliminatorie che l'avevano visto sin qui protagonista, e adesso al comando è proprio il finlandese Nico Cari con l'attacco di Daniel Tictum, il pilota britannico che nella giornata di ieri aveva dato l'impressione di poter volare in queste condizioni. Robert Schwarzman fuori dai giochi, ha ripreso la via della pista il pilota russo, ma ha assolutamente compromesso la propria gara. Vedremo se la regia riuscirà in qualche modo ad aiutarci a scoprire quanto accaduto in fondo alla staccata del rettifilo, con riproponendoci l'accaduto. Regia che ovviamente vi ricordiamo offrirà il live stream delle finali attraverso con la possibilità di seguire attraverso il sito cicfia.tv.
Torniamo con lo sguardo alla gara, è proprio Daniel Tictum al comando e poi il duo francese. Spazio ovviamente a quelle che sono le comunicazioni di servizio, dicevamo Daniel Tictum al comando con un buon ritmo, il pilota britannico sta cercando di scappare via, alle sue spalle al passaggio, al termine del primo passaggio il duo francese Bonduel Bollier e poi Maurizio Baez con Marco Dionisios, il rumeno che scattava dalla piazzola numero 22 in griglia di partenza, riportatosi in quinta posizione. Certamente la peggio in questo start l'ha avuto Robert Schwarzman con Giuliano Raucci, il duo della prima fila che rispettivamente sono scivolati in 21esima e 25esima posizione, così come Nico Cari che è scivolato in 26esima posizione. Davvero drammatica sportivamente parlando quella che lo start di questa manche per i piloti di testa, con Robert Schwarzman, Giuliano Raucci e Nico Cari nelle prime quattro posizioni scivolate ormai irrimediabilmente in fondo al gruppo, e anche Lando Norris non se la vede tanto bene in decima posizione al completamento del secondo passaggio. Ancora al comando Daniel Tictum, giro record 1:35.506 alle sue spalle Bonduel e Bollier. Attenzione a Marco Dionisios che gira con crono praticamente identici a quelli di Daniel Tictum. Marco Dionisios ha trovato davvero il pallino quest'oggi e sta andando a riprendere pian pianino il duo francese lì davanti, gira con crono praticamente identici a quelli del leader Daniel Tictum che sembrava inarrivabile. Gli unici due a scendere sotto il muro dell'1:36, 1:35.5 per Daniel Tictum, 1:35.590 per Marco Dionisios, il migliore dei diretti rivali, 1:36.135 per Julien Bollier. Eccoli andare ad interpretare il tornante, il primo dei tornanti del paddock, va a completarlo proprio in questo momento Daniel Tictum, alle sue spalle il terzetto che si è andato a formare, che ancora non è entrato ufficialmente in bagarre ma che presumibilmente lo farà di qui a breve, con Bonduel Bollier e Dionisios, Marco Dionisios, che si stanno via via avvicinando. Eccolo arrivare Marco Dionisios al primo tornante del grifone, va a incrociare le traiettorie proprio con Julien Bollier, cerca il varco il pilota romeno, eccolo andare in esterna, l'incrocio nuovamente, davvero una manovra eccezionale quella di Marco Dionisios, tre incroci ai tornanti del grifone e si è portato in terza posizione. Adesso subisce però nuovamente l'attacco di Bollier che si riprende la terza posizione e bagarra davvero per la terza posizione. Marco Dionisios sul dritto del rettifilo si è ripreso nuovamente la terza posizione, gran bagarra tra Bollier e Marco Dionisios, la spuntata proprio il pilota rumeno che si è portato in terza posizione, adesso si lancia all'attacco della seconda posizione di Bonduel. Marco Dionisios ha guadagnato già 19 posizioni, scattava, lo ricordiamo, nella piazzola numero 22, ma da tenere d'occhio anche il russo Petrov in quinta posizione che ha guadagnato ben 16 posizioni. Petrov e Dionisios scattavano allineati in undicesima fila, si sono portati rispettivamente in terza e quinta posizione, a segno che hanno davvero trovato il feeling giusto con il tracciato ancora umido del circuito di Sarno, seppur la pioggia non viene più giù. E allora lì davanti Daniel Tictum continua ad inanellare giri veloci su giri veloci, 1:34.630 il primo e l'unico a scendere sotto il muro dell'1:35 e in maniera prepotente, 1:34.630 per il pilota britannico che dà l'impressione davvero di poter essere protagonista assoluto, soprattutto se le condizioni dell'asfalto resteranno quelle di questa mattina. Daniel Tictum va a completare il quarto passaggio sotto l'occhio vigile del direttore di gara Alessandro Ferrari, che sta osservando ovviamente quelle che sono le battaglie più calde in pista. Eccoli andare a tagliare nuovamente il traguardo, il duello tra Bollier e Dionisios non accenna a spegnersi, questa volta ha avuto la meglio
proprio Bollier con Marco Dionisios che si attacca alla scia del pilota francese. Li andiamo a seguire ovviamente anche sul monitor offerto dalla regia mobile. Eccoli lì andare a cercare la staccata, non c'è l'attacco di Marco Dionisios in fondo al rettifilo. Il pilota rumeno è più attento a voltarsi, anche se ha un vantaggio tutto sommato rassicurante sul quinto, che è proprio il russo Petrov, del quale stavamo raccontando precedentemente. Non ha da preoccuparsi Marco Dionisos in questa fase, può pensare ovviamente ad attaccare la terza posizione di Bollier. Il pilota francese proprio nel corso di questo quarto passaggio è riuscito a riprendersi la terza posizione, quindi situazione di classifica che vede il britannico Daniel Tictum al comando con Bonduel e Bollier alle sue spalle. Marco Dionisios quindi in quarta posizione, poi Petrov, Squaranti, Lassenes, Signorelli, Maurizio Baez in nona posizione con il nostro Mosca in decima posizione. Robert Schwarzman a dimostrazione di essere un fenomeno, ha guadagnato nuovamente un bel po' di posizioni dopo essere scivolato in 21esima piazza, si è riportato in 11esima posizione, così almeno da contenere i danni. Vedremo poi ovviamente se ci saranno delle decisioni per quanto riguarda il contatto in fondo al dritto che hanno portato Robert Schwarzman a perdere un bel po' di posizioni rispetto alla pole che aveva guadagnato, rispetto alla testa della gara che aveva guadagnato allo spegnimento del semaforo. Ancora lì davanti Daniel Tictum, costantemente sotto il muro dell'1.35 e 1.34.821 per il pilota britannico, con Bonduel e Bollier rispettivamente in seconda e terza posizione. Marco Dionisios ha perso un po' il contatto con Julien Bollier, evidentemente il pilota rumeno ha tirato un po' i remi in barca così da preservare la quarta posizione, conscio della impossibilità di ricevere attacchi. Attenzione perché lì dietro si sono toccati Petrov e Lassenes, non abbiamo avuto la possibilità di inquadrare bene quanto accaduto, ma comunque si sono toccati Petrov e Lassenes e vedremo ovviamente chi avrà avuto la peggio, presumibilmente proprio il russo Petrov che ha ricevuto la bussata della belga Lassenes. Vanno a completare il sesto passaggio i piloti di testa, il cartello Laslap è già preparato sulla linea del traguardo, verrà mostrato di qui a qualche istante allo sguardo di Daniel Tictum, sguardo attento ma comunque rilassato per l'enorme vantaggio che ha da amministrare il pilota britannico. Guarda appunto il cartello che indica la slap con un vantaggio ormai siderale, oltre 4 secondi 579 millesimi di vantaggio che Daniel Tictum ha da amministrare sul duo francese Bonduel e Bollier. Marco Dionisios ancora in quarta posizione, dicevamo ad avere la peggio in quel contatto è stato proprio il russo Petrov che è scivolato in decima posizione, mentre Robert Schwarzman si è portato in ogni caso in settima posizione con Lando Norris in ottava. E attenzione perché Robert Schwarzman comunque sta contenendo i danni girando in 1.35.4 rispetto a quanto stanno facendo quelli lì davanti. Il nostro Squaranti forse un po' trovatosi in sesta posizione, gira in 1.36.8 all'ultimo passaggio, 1.35.4 per Robert Schwarzman, è un gap di un secondo e tre decimi. Allora andiamo con lo sguardo anche a seguire proprio Robert Schwarzman in pista, che sta tentando l'assalto, l'ultimo assalto alla sesta posizione di Squaranti. La regia ovviamente indugia sul leader di classifica Daniel Tictum con Bonduel e Bollier che sono ormai staccati e tranquillamente in seconda e terza posizione. Marco Dionisios, dopo una breve fase in cui ha tentato l'assalto alla terza posizione, si è accontentato della quarta e a questo punto c'è da seguire proprio le ultimissime curve del russo Schwarzman, del biondissimo Schwarzman, che bussa le porte di Squaranti, cerca l'uscita al tornante del grifone, l'incrocio di traiettorie e l'errore proprio del nostro Squaranti che apre un varco davvero golosissimo per Robert Schwarzman, che va quindi a prendersi proprio la sesta posizione sotto la bandiera a scacchi con Squaranti, che deve accontentarsi quindi della settima posizione
in chiusura di questa manche eliminatoria. Daniel Tictum, vincitore incontrastato di questa manche per la KF Junior, alle sue spalle il duo francese composto da Bonduel in seconda posizione, Bollier in terza, la quarta posizione per Marco Dionisios, in quinta posizione invece il belga Lassenes con Robert Schwarzman che scattava dalla pole position scivolato dopo un contatto in 21esima posizione, che ha saputo risalire fino alla posizione numero 6, e poi il nostro Squaranti, il primo degli italiani, il nostro Squaranti in settima posizione, Lando Norris in ottava, e poi Signorelli, l'argentino Signorelli in nona posizione con Petrov in decima. Questa è la situazione di classifica alla bandiera a scacchi che decreta la conclusione della seconda manche in programma questa mattina per la KF Junior, e di qui a qualche istante chiuderemo la prima parte dedicata alle manche di KF Junior con i gruppi B e C che si confronteranno sul tracciato di Sarno, che sta via via migliorando, consentendo così anche al leader Daniel Tictum di far segnare il nuovo record, almeno in queste condizioni, di 1.34.630. Può essere che ce la faccio, se ti vede, sì, ce la faccio, ce la faccio, da qua ce la faccio. Ma se mi dici proprio qua adesso, io potrò non mettere la scuola. Cristian, sta la camera mia in onda, me la vuoi togliere o no? Perché voglio provare un attimo il posto. Sì, Cri. No, non c'è, però c'ho Luigi qui con me che mi sta dicendo dove mette il podio. Stavo un po' più avanti. Sì, sì, qua mette il semaforo, qua mette il podio, però c'è il palo. Cri, posso provare solo a spostarmi un po' leggermente più a sinistra, però poi c'è il problema qua. L'altra volta qua vicino. Aspetta qua un vicino attimo. Aspetta un attimo che mi faccio. Dimmi. Mi faccio, lo so, mi faccio un attimo due prove, aspetta un attimo. Secondo me è qua vicino. Guarda.
l'altra volta poi vicino. Stavamo qua vicino proprio e quando lui si girava e lo toglieva proprio di mezzo. Se te lo metti qua vicino perdiamo sta curva, no? Perdo quella curva là. Questa te la fai tutta tu, no? Sì. E se te la sposti sopra, che succede? Te la togli da qua vicino e te la sposti. Se tutta? Me la sposto sopra perdo questa qua sempre. E se ti metti qua vicino? Sempre la perdo. La perdo vicino però. Perché poi perdo questa. Sì, Cristian. Sì. No. E mi sposto io col podio, ragazzi. Perché vedi, vedi Cri. Guarda qua. Allora, io se stringo, sto qua. Forse va bene? Ok, ok. Allora lo facciamo dopo con la radiolina e lo avvertiamo noi. Qui, perché se tu ti metti... Sì. Dopo sto qua. Ok, dalla parte di là. Ok? Vabbè, dai, dopo lo vediamo. Ancora manche per la KF Junior, anche in questo caso la start risulta buono, scattava dalla pole position Jandaruvala con al suo fianco Alessio Lorandi, il pilota bresciano è riuscito a prendere il comando delle operazioni in queste fasi di start, bagarre ovviamente alle sue spalle, attenzione al contatto lì in fondo, nulla di grave ovviamente, ma gara compromessa per qualcuno dei protagonisti di testa lì davanti, dicevamo Alessio Lorandi che è riuscito a prendere il comando allo spegnimento del semaforo, scattava in linea esterna dalla prima fila ma in linea esterna il pilota della Baby Race, alle sue spalle dovrebbe essersi piazzato in questa fase Alexander Vartanian, dovrebbe trattarsi del Tony Kart numero 131 di Alexandre Vartanian, e in terza posizione l'altro Tony Kart numero 112 di Nikita Sitnikov, di cui a breve i piloti avranno completato il primo passaggio. A quel punto, dicevamo, a quel punto sarà
chiaro il quadro anche con l'ausilio del monitor dei tempi che ci aiuterà a gestire la situazione. Certamente lì davanti al comando delle operazioni con il Tony Carti, livrea bianco-azzurra targato Baby Days, il numero 106 di Alessio Lorandi. E bagarra tra Alessio Lorandi e Alexandre Vartanian, il presumibilmente Nikita Sitrikov e non Alexandre Vartanian. Alessio Lorandi, dicevamo, se la sta vedendo con Nikita Sitrikov, che ha preso quindi il comando delle operazioni, il pilota russo numero 112 ha preso, dicevamo, il comando delle operazioni. Ma adesso abbiamo chiaro il quadro con quello che è l'ausilio del monitor dei tempi. Nikita Sitrikov quindi al comando, Alessio Lorandi è in seconda posizione con Gabriel Sereia in terza, e poi Yanda Ruvala in quarta posizione, il Polman scivolato in quarta posizione, Max Kutrel in quinta posizione, poi Gabriel Obri, Quevedo, Mazepin, Festante e Troicki a chiudere la top 10. Quindi Nikita Sitrikov che ha preso il comando dell'operazione, adesso Alessio Lorandi deve vedersela anche con Gabriel Sereia che sta arrivando, Gabriel Sereia che scattava dalla piazzola numero 11 in griglia di partenza, il pilota brasiliano della Birel numero 180 che ha trovato davvero un buon feeling in questa mattina e si è messo sulle tracce di Alessio Lorandi che deve difendere quantomeno la seconda posizione che gli spettava già in griglia di partenza. Non buono lo start di Yanda Ruvala, il pilota indiano che è andato a perdere tre posizioni in questi primi due passaggi, scattava, lo ricordiamo, dalla pole position, secondo in assoluto alle prove cronometrate di venerdì, e non è ancora riuscito a trovare il piglio giusto in queste condizioni di pista e si deve accontentare almeno per il momento della quarta posizione. Nikita Sitrikov va a completare il terzo dei sette passaggi previsti, alle sue spalle Alessio Lorandi con Gabriel Sereia in terza posizione, cercano di incrociare le traiettorie o quantomeno cerca di disegnare traiettorie diverse proprio Gabriel Sereia nei confronti di Alessio Lorandi, sguardo attento sul leader di classifica Nikita Sitrikov che ha girato in 1:35.128 migliorando ulteriormente quello che era il miglior crono fatto segnare da Daniel Tiktum nel precedente manche, segno che la pista va via via migliorando e che quindi potranno risultare nuove condizioni ai piloti. Eccoli lì andare a incrociare nuovamente le traiettorie, Alessio Lorandi e Gabriel Sereia. Vedremo ovviamente se il pilota bresciano riuscirà a contenere quelle che sono le velleità d'attacco di un Sereia davvero agguerrito che cerca l'uscita in linea interna sul rettifilo del paddock. Ora vanno alla staccata i due in bagarra, stanno aiutando in qualche modo anche Yanda Ruvala a rientrare, ed è l'impressione è che Alessio Lorandi stia attaccando un po' a tutto per conservare questa seconda posizione. Va a pizzicare un po' il cordolo che
aiuta ulteriormente proprio Gabriel Serei a cercare il varco, deve rimanere incollato alla corda Alessio Lorandi, lì davanti Nikita Sitnikov ovviamente scappa, Alessio Lorandi deve gestire quella che è la situazione che si fa incandescente alle sue spalle, anche se poi in questo breve tratto di rettilineo che congiunge l'uscita del tornante, del terzo tornante del grifone al curvone tutto a destra del tracciato di Sarno, prima di rimettere sulla linea del traguardo, dicevamo, riesce a riguadagnare quel qualcosina che gli consente di andare a staccare in fondo a rete filo senza grossi patemi. Eccolo lì Alessio Lorandi in seconda posizione con il gruppetto di testa che va via via sgranando. Si ha un tratto centrale davvero non felice Alessio Lorandi, guadagna tantissimo Gabriel Sereia proprio nella parte più guidata del tracciato, mentre Gabriel Sereia paga tanto invece nel tratto più veloce, nel tratto dei rettilini. Eccoli lì andare a cercare nuovamente il rettifilo del paddock in questo quinto passaggio, si avvicina tantissimo ancora una volta Gabriel Sereia in questa fase, deve difendere nelle S del grifone Alessio Lorandi la posizione, saltella nel kart proprio Gabriel Sereia, anche un po' per sistemarsi va a disegnare il primo dei tornanti il pilota italiano, dopo che lo ha fatto ampiamente in anticipo Nikita Sitnikov. Eccolo andare a cercare nuovamente l'uscita dal terzo tornante, quella parte di tracciato che ad assoluto appannaggio di Alessio Lorandi va a disegnare, attenzione alle spalle con l'incrocio di traiettorie tra Gabriel Sereia e Jan Darola. Jan Darola ha cercato il varco, ha trovato il varco e si è infilato all'interno della linea, nulla di fatto, ha riceduto la posizione a Gabriel Sereia, ma adesso Gabriel Sereia ha da guardarsi anche le spalle dal rientrante Jan Daruva, la Max Futrelle invece è staccato di un secondo, 627 millesimi, nulla di fatto. Allora situazione di classifica quando siamo nel corso del penultimo giro, Nikita Sitnikov un vantaggio siderale per il pilota russo di 2 secondi 114 millesimi nei confronti di Alessio Lorandi, Alessio Lorandi che se la sta vedendo davvero dura con Gabriel Sereia che è in terza posizione e Jan Daruva che sta arrivando, si è messo lì sornione in attesa di scoprire se ci sarà qualcosa anche per lui da raccogliere nel corso di questa bagarre. Quinta posizione invece per il britannico Max Futrelle, l'argentino Quevedo in sesta posizione e poi Mazepin in settima, Aubry in ottava, Troicki e Tarasov in decima posizione. Ecco il tentativo di attacco di Jan Daruvala che va a prendersi così la terza posizione, una bella manovra in uscita dalla seconda del paddock, vanno a incrociare le traiettorie anche con Alessio Lorandi che si piazza al centro della traiettoria ovviamente per evitare attacchi decisi. Jan Daruvala esce incollato ad Alessio Lorandi che spinge giù, va dentro Jan Daruvala, quantomeno prova ad andare dentro il pilota indiano che si gioca il tutto per tutto in queste battute conclusive di manche. Ha ceduto un bel po' invece Gabriel Sereia, sembra aver alzato bandiera bianca, vanno a disegnare traiettorie assolutamente diverse i piloti in bagarre. Nikita Sitnikov è scappato, il cartello che indica la slap è già stato mostrato e allora lo sguardo ovviamente lo poniamo su quella che è la battaglia per la seconda e la terza posizione, Alessio Lorandi a difendere la seconda posizione, Jan Daruvala in terza e Gabriel Sereia in quarta, se le stanno suonando. Alessio Lorandi ovviamente ne approfitta anche perché Gabriel Sereia continua a rintuzzare il pilota indiano nel tentativo di riprendersi quantomeno la terza posizione che gli spettava sino ad un giro fa. Nikita Sitnikov scappa via, va a cercare il primo dei tornanti del paddock, lo vanno a cercare anche Alessio Lorandi con Jan Daruvala e Gabriel Sereia. Alessio Lorandi sembra aver in qualche modo guadagnato quel qualche metro che gli consente di gestire la seconda posizione, mentre Jan Daruvala e Gabriel Sereia sono ancora
serratamente in lotta, nulla di fatto in questa fase. Allora attenzione che Yanda Ruvola prova l'attacco alla seconda posizione di Alessio Lorandi, si apre il varco, Alessio Lorandi si rinfila di nuovo dentro e si porta nuovamente in seconda posizione. Bagarre accesissima per in questo finale di gara. Nikita Svitrikov va a cercare l'ultima curva prima della bandiera a scacchi, ma lo sguardo ovviamente, l'attenzione è catalizzata dalla bagarre per la seconda e la terza posizione. Alessio Lorandi va a disegnare in seconda posizione la ultima curva e va a transitare quindi sulla linea del traguardo. Yanda Ruvola in terza posizione, la quarta quindi per Gabriel Sereia. Max Futrell chiude in quinta posizione e poi bisogna attendere un bel po', 6 secondi prima di ritrovare Nikita Mazepin con Quevedo, Obri, Trojcicki e Tarasov che chiudono la top 10. Davvero entusiasmante quest'ultima fase di gara con Lorandi, Daruvola e Sereia che si sono giocati sino alla bandiera a scacchi la seconda posizione. Una volta accertata la fuga di Nikita Svitrikov, si sono dovuti accontentare della battaglia per la seconda posizione che l'ha vista spuntare proprio al pilota bresciano Alessio Lorandi, con Daruvola e Sereia che hanno chiuso rispettivamente in terza e quarta posizione. Gri subito. Sì, aspetta, me lo posiziono un attimo. Vai, Gri.
terza ed ultima delle manche in programma per la KF, questo oggi poi sarà prefinale intorno alle 13. Griglia di partenza con Carol Buzz e Lance Stroll che scattano dalla prima fila, Paolo Besanzenet e Tom Joyner in seconda, la terza fila per Niklas Nielsen e Dorian Boccolacci, la quarta fila per Julian Fong e Olivier Norris, la quinta fila per Martin Kodrick e Matteo Vigano, sesta fila per Alessio Guazzaroni e Francesco Iacovacci, la settima fila per Egor Stupenkov e Marco Maestranzi, ottava fila per Michael Gribbs e Kevin Lavelli, la nona fila per Adriano Albano e Pierluigi Lanza, decima fila per Sidney Gomez e Libor Toman, undicesima fila per Arianna Armati e Moritz Horn, dodicesima fila per Eugeni Volkov e Diego Borrelli, tredicesima ed ultima fila per Esteban Fernandez e Johansen Heinonen. Là davanti il polacco Karol Buzz, assoluto protagonista di categoria, con Lance Stroll al suo fianco. Attenzione alla linea interna con Besanzenet e Nielsen che vorranno dire la loro allo spegnimento del semaforo. Vediamo se il direttore di gara ritiene buono l'allineamento sin da subito o se sarà necessario un ulteriore giro di allineamento proprio per consentire al gruppo di KF di inserirsi nei canaloni di start. 9 giri previsti, buona la partenza sin da subito, buona quella della linea interna, lo avevamo detto. Attenzione a Niklas Nielsen che sembra essersi ben infilato nelle posizioni di testa, sembra invece aver perso qualcosina Karol Buzz, no, è riuscito a riprendere la testa della gara, dovrebbe essere proprio lì davanti il Tony Kart di Karol Buzz, mentre il Cosmic di Niklas Nielsen presumibilmente in seconda posizione, ma li attendiamo un po' più vicini alla nostra postazione. Ecco Karol Buzz che commette un errore in impostazione del tornante, riesce comunque a rincrociare le traiettorie, deve ovviamente cercare di assestare le proprie linee il pilota polacco sul tracciato nelle nuove condizioni. Lance Stroll in seconda posizione, proprio il pilota della Zenardi, il canadese Stroll in seconda posizione, lo avevamo un po' perso con lo sguardo e invece è lì proprio in seconda posizione ad impensierire la leadership di Karol Buzz. In terza posizione a questo punto presumibilmente dovrebbe esserci l'altro Zanardi, quello di Tom Joyner, e quindi scivolato in quinta posizione, o meglio rimasto in quinta posizione Niklas Nielsen. C'è il controattacco di Karol Buzz che aveva subito invece l'affronto di Lance Stroll, adesso vanno ad inserirsi sul dritto, la regia ci ripropone anche il replay, bellissima manovra quella di Karol Buzz che ha risposto immediatamente al tentativo di attacco di Lance Stroll e adesso si sono lanciati sul lungo rettifilo con Karol Buzz che ha guadagnato qualche metro di sicurezza e alla staccata sfila via tutto il gruppo con la situazione di classifica, la nuova situazione di classifica che vede Karol Buzz al comando, Lance Stroll e Tom Joyner, il duo della Zanardi in seconda e terza posizione, è arrivato alle loro spalle Dorian Boccolacci con Niklas Nielsen che si è accodato in quinta posizione. Paga davvero tanto Karol Buzz quel incrocio al tornante, perde la posizione, la cede proprio a Lance Stroll che questa volta però non si fa sorprendere dal ritorno del pilota polacco e adesso va a interpretare in testa il rettifilo del paddock alla ricerca della seconda staccata del Vesuvio. Eccoli andare ad interpretare il tornantino e poi a cercare il tratto misto del tracciato di Sarno. Attenzione anche all'attacco di Dorian Boccolacci e danni di Tom Joyner, va a prendere una bella terza posizione o quantomeno prova a prendere una bella terza posizione, eccolo lì, è andato a prendere la terza posizione proprio Dorian Boccolacci, ha portato con sé Niklas Nielsen, si incrociano le traiettorie anche del pilota francese e del danese, nulla di fatto, scappa via Lance Stroll, quantomeno prova a scappare via Karol Buzz, sembra aver un po' perso il contatto con il canadese che sta gestendo qualche metro che gli consente di disegnare linee tranquille. Ecco che la regia ci ripropone anche, mamma, come si è infilato Boccolacci alla prima del grifone, ha buttato letteralmente fuori ovviamente senza contatto il diretto rivale, si è portato quindi in terza posizione Dorian Boccolacci, adesso va a puntare al Tony Kart numero 216, quello di Karol Buzz, mentre Lance Stroll scappa via che al
passaggio precedente aveva un vantaggio di 759 millesimi. Eccoli lì in bagarra per la seconda posizione. Sembra che Bazza faccia un po' il tappo ai due lì dietro. Ecco Boccolacci che va a incrociare, cerca il varco, non trova spazio, anche perché Bazza gli chiude la porta in faccia, ma l'impressione che abbiamo è che Boccolacci abbia quel qualcosina in più per andarsi a giocare, per andare a giocarsi la seconda posizione con Carol Base, perché no, anche andare a prendersela, e se l'è presa la seconda del Vesuvio, Dorian Boccolacci, il pilota francese che qui a Sarno è sempre stato protagonista assoluto. Lance Roll nel frattempo è scappato, approfittando ovviamente anche di quella che è la bagarre che si è accesa alle sue spalle, e Boccolacci adesso guida il gruppetto degli inseguitori. Sono in quattro, Boccolacci, c'è Buzz, c'è anche Nielsen e poi dovrebbe esserci il nostro. E dicevamo, in quel gruppetto che si è messo all'inseguimento di un Lance Roll fuggitivo c'è anche il nostro Matteo Biganò, il pilota italiano che sta cercando ovviamente di restare attaccato a quel trenino di testa e, perché no, giocarsi le posizioni buone. Eccolo lì andare a cercare nuovamente l'attacco ai danni di un Carol Bazzi in evidente difficoltà, dovrebbe essere portato in quarta posizione. E quindi andiamo con lo sguardo nuovamente a cercare proprio la testa della gara con il 205. Matteo Biganò si è portato in terza posizione e adesso si mette sulle tracce di Dorian Boccolacci. Carol Bazzi, lo abbiamo detto, sta facendo richiamo a tutta la sua esperienza per cercare di rimanere lì davanti con i primi, ma in evidente difficoltà tecnica il pilota polacco che deve arrancare nel tentativo di disegnare le linee ideali con il tracciato ancora umido per le incessanti piogge di questa notte. Eccoli lì ad interpretare per la quinta volta, il tracciato di Sarno. Quattro giri completati con Lance Roll che amministra un vantaggio di un secondo, 237 millesimi su Dorian Boccolacci. Matteo Biganò fa segnare giro record 98-259 in questo passaggio, porta con sé Carol Bazza anche lì in fondo alla staccata e si aggrega al gruppo anche Paolo Besanzenez lì in fondo. Un gruppetto foto alle spalle di Lance Roll, un terzetto con Boccolacci, Biganò e Bazza e poi Joyner, Kodrick, Nielsen, Stupenkov e Besanzenez che si sono messi a giocarsi, sono messi a giocare alle spalle di quelli lì davanti. Stroll amministra un vantaggio, lo dicevamo, di un secondo, 237 millesimi su Dorian Boccolacci. Dorian Boccolacci che ha più da fare nel guardarsi le spalle da Matteo Biganò. Matteo Biganò davvero in palla quest'oggi, il pilota italiano che scattava dalla piazzola numero 10 si è portato sino in terza posizione e adesso sta attentando a quella che è la seconda posizione di Dorian Boccolacci, che comunque riesce a gestire bene la situazione. Eccoli nuovamente sulla linea del traguardo, hanno completato il quinto passaggio. Stroll in 1.28.472, 1.28.6 per Boccolacci, 1.28.5 per Biganò e Bazza che girano sul crono praticamente identici, vanno nuovamente in fondo alla staccata. Non ci sono situazioni, non ci sono
Eccoci qui nuovamente con lo sguardo rivolto a quella che è la bagarre per la seconda posizione, che vede Dorian Boccolacci amministrare il 2 alle sue spalle con Vigano e Buzz. Lì davanti Stroll scappa via abbondantemente in prima posizione il pilota canadese, un vantaggio di un secondo, 706 millesimi, guadagna ancora 3 decimi in questo passaggio. Dorian Boccolacci, dicevamo, più impegnato a guardarsi le spalle che a cercare di andare a riprendere il fuggitivo Stroll. Nulla di fatto quindi, Matteo Viganò rimane incollato agli scarichi di Dorian Boccolacci e prova ad incrociare le traiettorie, prova in qualche modo ad affilare le armi per innescare la bagarre. Settimo il giro, quello da percorrere, settimo passaggio da percorrere in questa fase, 6 quelli già completati, situazione di classifica sulla linea del traguardo al completamento del sesto passaggio, con Stroll, Boccolacci in seconda posizione, Vigano in terza e poi Buzz, Nielsen, Stupenkov, Besanzenet, Joyner, Tomar, Libor Toman e Norris a chiudere la top 10. Fong scivolato in 23esima posizione, o meglio ritirato il pilota indonesiano. Allora Stroll al comando, scattava dalla seconda posizione in griglia di partenza, si è messo al comando delle operazioni nelle primissime battute di gara, approfittando anche di quello che è stato un evidente problema tecnico per Carol Buzz, che ha dovuto reinterpretare tutto il tracciato e ora è riuscito quantomeno a tenere le posizioni di testa. Si è accodato al terzetto, che si è messo alla ricerca proprio del fuggitivo Stroll, un fuggitivo che fa segnare ancora una volta giro record 1:28:171. Va via via migliorandosi, vanno via via migliorandosi le condizioni del tracciato, che sa che non possono esserci anche colpi di scena. Ha tentato l'attacco Carol Buzz in fondo al dritto ai danni del nostro Matteo Viganò, il pilota numero 205. Matteo Viganò ha saputo conservare la terza posizione, ha saputo difendere la terza posizione da quello che è stato l'attacco dell'espertissimo polacco Carol Buzz. Il cartello che indica la slap è già stretto nelle mani del direttore di gara Rosario Moselli, che lo presenterà allo sguardo di Lance Stroll di qui a breve. Lance Stroll sta interpretando il secondo tornante del paddock, mentre alle sue spalle si accende la bagarra per la seconda posizione con Matteo Viganò, che ha cercato di incrociare con Dorian Boccolacci. Adesso vanno a cercare il primo del grifone, il primo tornante del grifone. Ecco che fanno pancia contro pancia, ragazzi, piano. E allora Buzz prova ad approfittarne, cerca una linea assolutamente diversa da quelli lì davanti. Dorian Boccolacci si è piazzato al centro della pista senza lasciar varchi. Matteo Viganò cerca adesso l'incrocio alla curva tutta a destra, dentro Matteo Viganò, escono affiancati sulla linea del traguardo e ancora Dorian Boccolacci davanti a tutti. Quando siamo nell'ultimo giro si infila prepotentemente Matteo Viganò a cercare la corda del Paiuca, la prima curva a destra dopo la linea di salta. Attenzione alla staccata lì in fondo con Matteo Viganò, che prova ad entrare dentro e va a prendere la seconda posizione con una manovra davvero entusiasmante in fondo al rettifilo ai danni di Dorian Boccolacci. Eccoli lì andare ora a cercare il tornante rosso prima di rientrare verso la linea del paddock, verso il rettifilo del paddock con Matteo Viganò. Quindi in seconda posizione tocca a Dorian Boccolacci dare risposta all'attacco, all'affronto portato dal pilota italiano, che adesso si è messo quindi in seconda posizione alle spalle di uno Stroll in assoluta fuga, in indisturbata fuga, che già sta interpretando il rettifilo del paddock. Ma ovviamente l'attenzione viene tutta catalizzata dalla bagarre tra Boccolacci e Viganò. Ci ha provato Boccolacci, ha bussato anche un po' alla porta di Viganò, non ha trovato il varco. Adesso vanno ad interpretare le S del grifone, lì si gioca la posizione, qui si giocano la posizione, i due in lotta. Telecamere ovviamente che indugiano su Lance Stroll, ma alle spalle del canadese ci proverà Boccolacci sino alla bandiera a scacchi. Lo vedremo di qui a breve entrare nell'inquadratura anche attraverso quelli che sono i monitor messi a disposizione dalla regia mobile. La Stroll porta a casa la vittoria e Boccolacci ha la meglio proprio sotto la bandiera a scacchi su Matteo Viganò, che chiude quindi in terza posizione. Quarta posizione per Carol Buzz e poi Niklas Nielsen e
Stupenkov rispettivamente in quinta e sesta posizione, e poi Besanzenetz, Joyner, via via tutti quanti gli altri, con Kodrick che chiude in decima posizione. Stroll ha condotto una gara sin dalle primissime battute in testa, non ha lasciato nulla al caso il pilota canadese, che ha saputo quindi conquistare la vetta proprio ai danni di Carol Buzz e ha legittimato la propria vittoria con un vantaggio di 2 secondi 728 millesimi. Matteo Viganò ha certamente fatto segnare la rimonta più bella, scattava dalla piazzola numero 10.
c'è qualche minuto di pausa. Thank you.
Eccoci ritornati quindi con le manche ufficiali, appena completato il primo passaggio Robert Schwarzman, che scattava dalla pole position anche in questa manche dei gruppi A e D, ha preso il comando delle operazioni alle sue spalle, si è piazzato Lando Norris con Lessness e il PTA rispettivamente in terza e quarta posizione, e poi Puhacca, Travisanuto, Sargent, Aaron, Tolvanen, Haplane in decima posizione, via via tutti quanti gli altri, Leonardo Lorandi anche in questo caso perde un bel po' di posizioni scivolando in sedicesima posizione, scattava dalla piazzola numero 2. Eccoci qui quindi, secondo giro appena completato con Robert Schwarzman saldamente al comando delle operazioni, il suo vantaggio di 576 millesimi nei confronti di Lando Norris, la terza posizione per Lessness, la quarta posizione invece per El Pitia, il francese El Pitia, poi Puhacca in quinta posizione, Travisanuto, Lorenzo Travisanuto il primo degli italiani in sesta posizione, Leonardo Lorandi in dodicesima posizione, ricordiamo scattava dalla piazzola numero 2 in griglia di partenza, non ha avuto uno start felicissimo nuovamente il pilota bresciano e quindi adesso deve fare un po' i conti con quella che è la situazione al centro del gruppo nel tentativo di risalire la china pianino. Lì davanti invece Robert Schwarzman sta facendo davvero la voce grossa in questo weekend, è l'ultima delle manche che lo vede protagonista in questo weekend e poi sarà direttamente pre-finale e finale con Robert Schwarzman, che sembra essersi già garantito un posto assolutamente in pre-finale. Vedremo ovviamente quale sarà la situazione al termine delle manche, delle altre tre manche che mancano prima della conclusione di questa fase. Ricordiamo che le manche che si disputano questa mattina sono manche di recupero rispetto a quanto accaduto nella giornata di ieri, il programma di ieri è stato stravolto dalla pioggia che ha costretto la direzione gara a sospendere dicevamo la gara per un paio d'ore, salvo poi riprendere in chiusura di pomeriggio. La direzione gara ha ritenuto quindi opportuno spostare un po' di manche a questa mattina, abbiamo iniziato intorno alle 10 con la prima manche della KF Junior, tre manche questa mattina per la KF Junior, poi una manche per la KF, a margine di questa breve pausa si riprende con le manche ancora una volta della KF Junior, tre manche, la prima è in corso in questo momento, poi a seguire KF prefinale per la KF intorno alle 13 e poi due prefinali per la KF Junior, prefinale 1 e prefinale 2, un po' di pausa, una breve pausa e poi le due finali a partire dalle 14:40. Lo sguardo torna attento alla pista con Robert Schwarzman lì davanti, alle sue spalle Lando Norris e poi il belga Lessness, il francese il PTA in quarta posizione, il finlandese Puhacca e poi Lorenzo Travisanuto, Tolvanen, Sargent, Happalainen e Squaranti a chiudere la top 10, ai margini della top 10 Leonardo Lorandi che sta pian piano risalendo la china, quantomeno provando a risalire la china. Robert Schwarzman fa la voce grossa anche in questa manche, Lando Norris stavolta sembra essere un po' più in palla, la pista va via via migliorandosi e quindi ovviamente Lando Norris riesce a raccogliere nuovamente quelli che sono i dati, a sfruttare nuovamente quelli che erano stati i dati raccolti nel corso della settimana, si è ritrovato in una condizione evidentemente a lui poco congeniale con la pioggia che è caduta copiosa nel corso della giornata di ieri e questa mattina, adesso che la pista dicevamo va via via migliorando, il pilota britannico, uno degli assoluti favoriti alla vittoria di questo primo round del campionato mondiale di KF Junior, ritrova la verve
giusta per essere lì davanti e giocarsi la vittoria con Schwarzman e Lesnes, anche se Schwarzman in questa fase ha preso il largo, un secondo 349, i millesimi di vantaggio del pilota russo nei confronti del più diretto rivale, il britannico Norris. At the end of this lap, Robert Schwarzman is first position, second position Lando Norris, and third position for Lesnes, and so LPT in fourth position, fifth position for Puhaka, and so Travis Anutto, Tolvanen, Sargent, Haplainen, and Spartan in top 10. Nel frattempo Lesnes si è andato a prendere la seconda posizione ai danni di Norris, Lando Norris, che sta cercando quantomeno di conservare la terza posizione. Ha subito l'attacco proprio sul rettifilo di start il pilota britannico, non ha potuto chiudere il varco. Nel frattempo viene presentata una bandiera nera con disco arancio, quindi la necessità di rientrare in zona riparazioni per il numero 171 Schlom, un dei protagonisti di centrogruppo, delle bagarre a centrogruppo. Evidentemente per lui qualche contatto di troppo ne ha compromesso la stabilità del mezzo. Robert Schwarzman nel frattempo continua la sua cavalcata trionfale, un secondo 669 millesimi di vantaggio del pilota russo nei confronti del belga Lesnes, e poi Norris in terza posizione. Adesso in terza posizione il britannico Norris, che si è accodato e non dà l'impressione di poter essere più della partita, non dà l'impressione di poter andare a giocarsi la seconda posizione proprio con Lesnes, che nel frattempo ha preso qualche metro di vantaggio, facendo segnare anche un secondo settore record, 24.861 per Lesnes, che è andato ad interpretare il tratto misto, il primo dei due tratti misti del circuito di Sarno, con parziale record di 24.861. Attendiamo quindi che i piloti siano tornati sulla linea del traguardo. Il direttore di gara Alessandro Ferrari già stringe tra le mani il cartello che indica la slap, un solo giro alla bandiera a scacchi, lo ha già guardato Robert Schwarzman con Lesnes e Norris. Tocca aspettare oltre 5 secondi prima di trovare il Pitia e Tolvanen, che sono staccati di 6 decimi tra loro. Robert Schwarzman ha un vantaggio di un secondo netto su Lesnes, che fa segnare giro record in questo passaggio, 1.30.893 per il belga Lesnes, e arrivano a doppiare un pilota più lento proprio i piloti di testa, con Robert Schwarzman che ha avuto qualche problemino nello sfilare un pilota doppiato, immaginiamo fosse trattarsi di Nzaiti, nulla di grave ovviamente, ma ha rallentato un po' la sua cavalcata Robert Schwarzman, che ha comunque alzato un po' il ritmo, o meglio lo ha abbassato Lesnes, che si è portato ad un secondo netto di distacco. Ovviamente non ci sono spazi per attacchi diretti, Robert Schwarzman continua a disegnare le sue traiettorie con relativa tranquillità, anche se in questa fase ovviamente il naturale tiramolla fa avvicinare in maniera importante Lesnes. Robert Schwarzman adesso va a cercare quindi l'ultima curva prima della bandiera a scacchi. Davvero suggestive le immagini televisive che potrete seguire di qui a breve attraverso il sito ufficiale cicfia.tv. Ecco Robert Schwarzman che va a prendere l'ultima vittoria disponibile per le manche, che lo vedono protagonista. Alle sue spalle un eccezionale Lesnes, con Lando Norris che si conferma quindi in terza posizione, e il PT a Tolvanen rispettivamente in quarta e quinta posizione, Puhaka in sesta. At the end of this race, so Robert Schwarzman is the winner of the last manche, last hit, and Lesnes in second position, Lando Norris in third position, LPT in fourth position, and so Tolvanen and Puhaka in top six.
Nuovamente in pista con la KF Junior, i gruppi che si confrontano in questa penultima manche di giornata sono i gruppi B ed E della KF Junior. Al palo, in pole position, scatta Iandurovola col numero 102, al suo fianco Giuliano Raucci, il brasiliano della Energy, numero 114. La seconda fila per il russo Nikita Sitnikov con il 112, scatta in linea interna il pilota della Tony Kart, al suo fianco il Fernando Alonso numero 128 di Nico Cari. Terza fila per il Fernando Alonso numero 107 di Max Futrell, al suo fianco l'inglese Daniel Tictum con il Fernando Alonso numero 111, un Daniel Tictum in assoluto spolvero in questo weekend dopo una sessione di prove cronometrate ufficiali non felicissima, ha saputo mettere davvero in scena grandissimi risultati, ha saputo portare a casa grandissimi risultati nel corso delle manche eliminatorie. Quarta fila per Thomas Bale e Maurizio Baez, la quinta fila invece per Giuliano Alesi e Alex Irlando, la sesta fila per Gabriel Sereia e David Beckman, settima fila per Danilo Albanese e Jacopo Geno, la ottava fila per Gabriel Aubry e Amar Bonduel, la nona fila per James Poole e Roncato Drugovic, decima fila per Xia e Mosca, undicesima fila per Tarasov e Marku, la dodicesima fila per De Fourny e Batch, tredicesima Yue Yang e Al Khalifa, la quattordicesima fila per Robin Sario. I piloti si stanno riportando sulla linea del traguardo, stanno cercando di inserirsi nei canaloni, tocca a Iandurovola e Giuliano Raucci tenere serrati i ranghi del gruppo. Si spegne il semaforo e quindi è subito buona la partenza della linea esterna con Giuliano Raucci che sembra aver preso il comando delle operazioni. Ovviamente noi attendiamo, attenzione Nikita Sitnikov in terza posizione, lì in fondo si mischieranno le carte ovviamente alla staccata, c'è qualche lieve contatto, tutto sfila liscio, tutto sembra sfilare liscio e Iandurovola al comando, è proprio Iandurovola che è riuscito a tenere il comando delle operazioni. Nikita Sitnikov si è accodato e alle spalle di Iandurovola un Fernando Alonso, dovrebbe essere probabilmente quello di Nico Cari. Andiamo ovviamente alla ricerca e in attesa che i piloti siano un po' più vicini alla nostra postazione anche per seguire con lo sguardo quanto accade sul tracciato. Certamente lì davanti con il 102 il Fernando Alonso non motorizzato Vortex dell'indiano Iandurovola, alle sue spalle e Bagarra per la seconda posizione al tornante di rientro verso il tratto misto che porta alla conclusione del primo passaggio. Suggestive anche quelle che sono le immagini televisive, lo avevamo detto precedentemente, il sole adesso sta in qualche modo aiutando anche i piloti ad interpretare o quantomeno sta consentendo di non vivere il cattivo tempo che nella giornata di ieri e in questa mattina ha caratterizzato la gara. Attenzione al tentativo di attacco, forse un po' forzato in questa fase, c'è Bagarre per le posizioni di testa, eccoli transitare per la prima volta sulla linea del traguardo, sono Iandurovola e Giuliano Raucci a giocarsi le prime due posizioni come era prevedibile dopo lo start. Scattavano dalla prima fila alle loro spalle Nikita Sitnikov e Nico Cari, tutto è mutato rispetto a quella che era la griglia di partenza, cosa alquanto rara negli start finora, negli start ai quali finora abbiamo assistito. Eccoci qui nuovamente anche col supporto del monitor dei tempi, si sono formate due coppie lì al comando con Iandurovola e Giuliano Raucci che si stanno giocando la prima posizione, mentre Nikita Sitnikov e Nico Cari si stanno giocando la seconda posizione, si scambiano sovente la terza posizione, se la scambiano sovente. Ecco l'attacco di Nikita Sitnikov che è andato a prendersi proprio la terza posizione in questa fase da... Mentre lì davanti Iandurovola sta governando quelli che sono i tentativi di attacco di Giuliano Raucci. Ecco la bagarre ancora accesa per la terza posizione, l'incrocio delle traiettorie tra Nikita Sitnikov e Nico Cari, alla peggio proprio Nico Cari che si gira al tornante all'ultima curva a destra prima della linea del traguardo. Paga caro prezzo Nico Cari il tentativo di attacco portato
ai danni di Nikita Sitnikov. Scivola così in 15ª posizione il pilota finlandese, che stava lottando per la terza posizione. Al termine del secondo passaggio, quindi Jandaruvala al comando con Giuliano Raucci alle sue spalle. Nikita Sitnikov quindi in terza posizione, Danilo Albanese si ritrova quindi in quarta posizione, il pilota italiano scattava, ricordiamo, dalla 13ª posizione. Daniel Tiktum è in quinta posizione, poi Maurizio Baez, Max Fiutre e via via tutti quanti gli altri. And so at the end of the second lap, Jandaruvala is in the first position, in second position Giuliano Raucci, and so Nikita Sitnikov, Danilo Albanese in fourth position, fifth position Daniel Tiktum out of the game, Nico Cari in this time. E allora in questo momento Nico Cari è un po' fuori dai giochi, scivolato in 15ª posizione dopo il contatto, quantomeno il testa coda, quando aveva provato ad attaccare la leadership di la terza posizione di Nikita Sitnikov. Adesso invece lo sguardo si rivolge a quello che è il nuovo duello che si è acceso per la prima posizione, con Jandaruvala che sta difendendo davvero con i denti la leadership dagli attacchi di Giuliano Raucci. Un Giuliano Raucci davvero in palla, che ci sta provando in tutti i modi. Ecco adesso transitare, eccoli adesso transitare sulla linea del traguardo, vanno a cercare il lungo rettifilo di Sarno. Quando è stato completato il terzo passaggio, da poco è cominciato il quarto giro. Jandaruvala va adesso ad interpretare la staccata in fondo al rettifilo. Giuliano Raucci invece fa segnare giro record 1:26.521, così come anche la grafica in sovraimpressione ci mostra. Jandaruvala deve difendere a questo punto la leadership in questa manche da quelli che sono gli attacchi di Giuliano Raucci. Un Giuliano Raucci che ha trovato il ritmo, si è scrollato di dosso la presenza ingombrante di Nikita Sitnikov. Nikita Sitnikov che a sua volta ha un vantaggio tutto sommato rassicurante nei confronti di Danilo Albanese. Una volta uscito dai giochi Nico Cari, Nikita Sitnikov può condurre la gara in maniera tranquilla in terza posizione. Deve guardarsi dal tentativo di rientro di Danilo Albanese, ma che comunque resta staccato di 2 secondi, 416 millesimi. Invece lì davanti no, bagarre accesissima con un secondo settore a è stato il tentativo di attacco alla prima destra per Giuliano Raucci ai danni di Jandaruvala, è andato a buon fine, ma poi l'incrocio di traiettoria ha portato nuovamente fuori in linea esterna. In linea esterna, dicevamo, Giuliano Raucci ha dovuto cedere nuovamente la posizione a Jandaruvala, ma in fondo alla staccata si è ripreso la prima posizione, facendo segnare anche giro record 1:24.966. Un Giuliano Raucci che, l'abbiamo detto, è assolutamente in palla quest'oggi e si è messo lì a battagliare con Jandaruvala fino a quando non è riuscito a prendersi la prima posizione. Lo aveva fatto per pochi istanti alla prima curva a destra dopo la linea del traguardo, salvo dover poi ricedere la posizione allo stesso pilota indiano Jandaruvala. In fondo alla staccata del rettifilo ha trovato nuovamente il barco in maniera aggressiva e si è andato a prendere proprio la testa, il comando della gara. Adesso proverà ad allungare con il ritmo che sinora ha imposto, ricordiamo anche giro record 1:24.966 per Giuliano Raucci. Importante lo schieramento di media che quest'oggi seguono qui a Sarno il primo appuntamento del campionato mondiale per la KF Junior, e ricordiamo ovviamente anche per la per l'International Super Cup KF, evento unico per l'International Super Cup di classi KF. Davvero importante lo spiegamento di forze che i media hanno portato qui a Sarno per seguire un appuntamento di assoluto interesse che vedrà poi la conclusione in Bahrain, dove si incoronerà il vincitore del campionato mondiale di KF Junior. Qualche nome può spuntare già fuori da questo primo appuntamento, grossi segnali ce li stanno dando quei piloti che tutto sommato erano comunque attesi forse sino a questo momento. Immaginiamo solo Lando Norris abbia in qualche modo steccato, ma dobbiamo vedere ancora, c'è ancora da vivere la prefinale, la finale per la KF Junior. Vedremo ovviamente se Lando Norris riuscirà
a essere della partita ed essere quindi lì davanti quando ci sarà l'ultima delle bandiere a scacchi che decreterà quindi anche la conclusione della manifestazione. Prova Jandarovala ad incrociare nuovamente le traiettorie con Giuliano Raucci, nulla di fatto, il pilota brasiliano è riuscito a tenere il ritmo, è riuscito a tenere la linea e il ritmo. Guardano adesso il cartello che gli indica la slap, un solo giro alla bandiera a scacchi, guardano entrambi il cartello mostrato dal direttore di gara Alessandro Ferrari, adesso vanno ad interpretare per l'ultima volta per quel che riguarda il programma delle manche il lungo rettifilo di Sarno, si voltano entrambi a cercare con lo sguardo dove sono i più diretti rivali, nulla di fatto in fondo alla staccata, Jandarovala si è accodato, prova ad incrociare al tornante di rientro verso la linea del paddock, nulla di fatto, non lascia varchi Giuliano Raucci, adesso vanno ad interpretare il tornante rosso con i due kart che si lanciano verso la prima staccata del paddock, c'è il tentativo di attacco di Jandarovala che ha forzato la mano sin da subito e allora adesso la risposta di Giuliano Raucci, non deve farsi attendere, il pilota brasiliano proverà presumibilmente alla seconda del Vesuvio, non c'è spazio, si attacca al cordolo cercando di lanciarsi nel migliore dei modi nel breve rettifilo che congiunge la seconda staccata del paddock con la prima, con il primo dei tornanti del grifone, non c'è margine, Jandarovala ha guadagnato qualche metro che gli consente di gestire questa situazione, si attacca ancora una volta al cordolo per far perno Giuliano Raucci, ultimissimi metri prima della bandiera scacchi che decreterà la conclusione delle fatiche, almeno per quel che riguarda le fasi preliminari della KF Junior. Jandarovala stringe il pugno in segno di vittoria, è stata una gara davvero entusiasmante, se l'è vista brutta con Giuliano Raucci e ha guadagnato la vittoria solamente nelle ultimissime battute di questa manche. Alla bandiera scacchi Jandarovala quindi porta a casa la vittoria, Giuliano Raucci la seconda posizione, Nikita Sitnikov tranquillamente in terza posizione, ha lasciato anche che Danilo Albanese potesse avvicinarsi un pochino, nulla di fatto per Danilo Albanese che quindi chiude in quarta posizione, poi Tarasov, Baiz, Futrell in settima posizione, Nico Cari in ottava, un ottimo Mick Batch in nona posizione, la decima posizione per Daniel Tiktum che ha steccato un po' questa manche. At the end of the race Jandarovala is the winner, but a very wonderful Giuliano Raucci in the second position, so Nikita Sitnikov in third position, fourth position for Danilo Albanese and Tsarazov Bates in top six. Jandarovala ha portato davvero a casa una bella vittoria, aveva condotto la gara sin dalle primissime battute, adesso attraverso gli highlights proposti dalla regia andiamo anche a seguire quelli che sono stati i momenti salienti della gara. Jandarovala si è ripreso prepotentemente la prima posizione proprio nell'ultimo giro utile quando Giuliano Raucci ha lasciato in maniera colpevole un varco alla prima dei tornanti del paddock, ha dovuto, dicevamo, cedere la posizione Giuliano Raucci, Jandarovala è riuscito così a portare a casa l'ultima delle vittorie disponibili nelle manche che lo vedono protagonista. E di qui a qualche minuto l'ultima delle manche in programma quest'oggi, ricordiamo manche che recuperano quello che è il programma della giornata di ieri caratterizzato da una pioggia incessante che aveva visto costretto la direzione gara a sospendere la gara per oltre due ore, così da vedere costretto appunto la direzione gara a spostare quelle che sono le manche di qualificazione alla giornata di oggi. E ora tra qualche minuto la ultima delle manche in programma, i gruppi C ed F della KF Junior si sfideranno per disegnare poi quella che sarà la griglia di partenza per le due prefinali che scatteranno intorno alle 13.40. Ricordiamo un po' quello che è il programma di giornata, siamo sin da questa mattina una serie di manche eliminatorie per la KF Junior, 3 le manche eliminatorie, 6 i gruppi quindi che si scontrano nella KF Junior, una tornata di manche a partire dalle 10, poi l'ultima delle manche in programma per la KF che si inserisce nel programma dell'International Super Cup di categoria e poi ancora una tornata di manche eliminatorie che
si chiuderà di qui a breve con i gruppi C ed F che si confronteranno sul tracciato. E poi a seguire alle 13 la prefinale della classe KF, di qui a breve avremo la possibilità anche di ricevere le griglie di partenza per la KF, immediatamente dopo per la KF Junior le due prefinali 13:40 e 14 gli orari di start per le due prefinali, e poi avremo le finali di KF e di KF Junior a partire dalle 14:40. Vi ricordiamo che a partire dalle prefinali sarà la possibilità di seguire in diretta live stream le gare attraverso il sito ufficiale cicfia.tv. ovviamente ci sono tutti i riferimenti possibili anche sul sito cicfia.com. Con la 2, per scorrere un po' sulla 2 passi direttamente con la 4. Alle 13:40. Ok, dobbiamo prendere noi i rec. Dove sta l'accensione? Ok,
E quindi dicevamo ultima delle manche in programma quest'oggi, gruppi C ed F a confronto, prima fila tutta italiana per Alessio Lorandi e Leonardo Pulcini, la seconda fila per Alessandro Bartanian e Remigio Garofano, la terza fila per Martin Van Leeuwen e Petrut Florescu, la quarta fila per Kevin Quevedo e Alexander Gordiev, la quinta fila per Matteo Raspatelli e Sasakor Chaimongol, sesta fila per Nikita Mazepil e Olli Peltola, la settima fila per Aldo Festante e Philip Hall, l'ottava fila per Kenny Ronses e Sergio Setti e Camara, la nona fila per Patrick Pasma e Marta Garcia Lopez, decima fila per Troicki e Noah Millel. I piloti ormai sono in zona di start, vanno a ricompattare i ranghi, Alessio Lorandi e Leonardo Pulcini alle proprie spalle, si cerca l'allineamento buono per lo start sin da subito, vanno ad inserirsi nei canaloni, il direttore gara va a tenere compatti i ranghi e buono start sin da subito, eccezionale quello di Alessio Lorandi che ha sorpreso un po' tutti, ha sfilato lì davanti a tutti con tranquillità, anche Leonardo Pulcini è riuscito a tenere buona la seconda posizione alle spalle ovviamente dei primi e Bagar si va alla staccatona in fondo al rettifilo, sfila Alessio Lorandi, sfila anche Leonardo Pulcini, la pista dicevamo via via va migliorando e quindi vanno anche a tirar fuori quelle che sono le proprie qualità, i protagonisti più attesi. Alessio Lorandi va ad interpretare adesso per la prima volta in questa ultima manche il tornante del paddock prima di inserirsi sul breve rettilineo che congiunge i due tornanti, un po' largo in uscita. Alessio Lorandi che vede arrivare alle sue spalle prepotente con il 104 Martin Van Leeuwen, Leonardo Pulcini ha ceduto la seconda posizione proprio al pilota olandese, sono in tre lì davanti a giocarsi la prima posizione, Alessio Lorandi ha pagato forse un po' troppo a caro prezzo quell'errore al primo tornante, in uscita dal primo tornante il pilota bresciano aveva guadagnato già qualche metro nelle primissime battute, sembra però avere la possibilità di poterli riguadagnare mentre Martin Van Leeuwen deve vedersela con Leonardo Pulcini ora sulla linea del traguardo in scia praticamente incollati, il pilota olandese a difendere la seconda posizione con Leonardo Pulcini ad attaccare sul rettifilo, attenzione quindi alla staccata lì in fondo, Alessio Lorandi va a interpretarla con la linea ideale mentre Martin Van Leeuwen deve difendere sbattendo la porta in faccia proprio a Leonardo Pulcini che aveva in qualche modo forzato un po' la mano, si ritorna nel tratto misto, andiamo a cercarli con lo sguardo nuovamente, ha perso un attimo il contatto Leonardo Pulcini mentre c'è poi Bagar per la quarta posizione con Remigio Garofano e Matteo Raspatelli che si stanno giocando appunto la quarta posizione, si sgrana un po' il gruppo lì davanti, paga davvero tantissimo i due tornanti centrali, Alessio Lorandi che vede ripiombarsi alle spalle Martin Van Leeuwen, salvo per recuperare nuovamente quei metri che gli consentono di disegnare le S del grifone in maniera tranquilla senza dover attaccarsi necessariamente a linee assurde, va a lanciarsi verso il completamento del secondo passaggio proprio in questo momento, Alessio Lorandi che ha ritrovato il feeling, le nuove condizioni della pista stanno favorendo evidentemente il pilota bresciano che invece aveva in qualche modo sofferto la pista bagnata. Leonardo Pulcini è in grossa difficoltà, Matteo Raspatelli sta salendo su forte mentre Leonardo Pulcini invece paga tanto in questa fase, c'è l'attacco in fondo al rettifilo, non è andato a buon fine ma c'è nuovamente l'incrocio delle traiettorie, non li vediamo inquadrati in questa fase, i due protagonisti in lotta per la terza posizione con Leonardo Pulcini a difendere e Matteo Raspatelli ad attaccare, la regia ovviamente si sofferma su il duo di testa con Lorandi e Van Leeuwen, nel frattempo però con la coda dell'occhio si è intravisto Matteo Raspatelli in terza posizione, il Tony Kart in livrea bianco e rossa di Leonardo Pulcini in quarta posizione, Lorandi sta disegnando adesso le traiettorie ideali, non sente la pressione o quantomeno riesce ad amministrare la pressione
che porta alle sue spalle l'olandese Van Leeuwen e si lanciano entrambi al completamento del terzo passaggio. Sono evidenti le difficoltà di Leonardo Pulcini, che adesso deve vedersela anche con Remigio Garofano, non Remigio Garofano che nel frattempo ha perso un'ulteriore posizione, quindi con Sasa Korn, Simon Goll, Alessio Lorandi riceve indicazioni di tenere giù duro il suo vantaggio di un secondo 78 millesimi, giro record per Alessio Lorandi, 1:17.459, migliorati sensibilmente le prestazioni sul giro in queste battute conclusive di programma, di prima parte del programma. Dicevamo, Lorandi sta disegnando traiettorie ideali con un vantaggio da amministrare di un secondo 78 millesimi. In terza posizione Raspatelli, in seconda Martin Van Leeuwen, che prova a tenere il ritmo indiavolato di un Alessio Lorandi in assoluta ripresa in questa fase, quando siamo nel corso del quarto passaggio, ormai giunti a metà dell'ultima manche prevista per quest'oggi. Invece grosse difficoltà, lo stavamo dicendo, proprio per Leonardo Pulcini, che sta evidentemente pagando a caro prezzo scelte diverse rispetto a quelli lì davanti. In quinta posizione il nostro Leonardo Pulcini, che ha lasciato quindi la posizione a Sasa Korn, Simon Goll, nuova situazione di classifica che aggiorneremo di qui a qualche istante quando i piloti saranno transitati sulla linea del traguardo. Alessio Lorandi sta adesso disegnando la traiettoria dell'ultima curva prima della bandiera, prima della linea del traguardo, e chi nel capo dietro il suo volante fa segnare nuovo giro record, 1:17.184, meglio Matteo Raspatelli, 1:15.842 per il pilota di nazionalità belga, che sta risalendo su forte, si è messo alle spalle di Martin Van Leeuwen, ha guadagnato un 2,5 secondi in un unico passaggio il belga Raspatelli, evidentemente per lui scelte azzeccatissime. Va all'attacco, non tenta nemmeno la difesa Martin Van Leeuwen, veniva troppo forte su Matteo Raspatelli, che fa segnare anche primo parziale record 29.775, e sembra poter in qualche modo andare ad impensire anche Alessio Lorandi. Vedremo quale sarà il risultato cronometrico al termine di questo passaggio. Eccoli ormai nuovamente sulla linea del traguardo, mentre viene preparata una bandiera bianco e nera. Non abbiamo chiaro il quadro, ma andiamo con lo sguardo, dicevamo, a seguire quanto accade in pista. 1:16.757 per Lorandi, 1:15.193, nuovo record sul giro per Raspatelli, che sta salendo davvero su forte. Il gap da colmare di un secondo 632 millesimi per il pilota numero 105 Matteo Raspatelli, che scattava dalla piazzola numero 9 in griglia di partenza. Il suo Cosmic motorizzato per il numero 105, dicevamo, lo sta accompagnando negli scarichi di Alessio Lorandi, un secondo rosicchiato solo nell'ultimo passaggio. Nulla da fare, l'impressione che Matteo Raspatelli abbia davvero una marcia in più in questa fase di gara. Alessio Lorandi deve difendere con i denti la prima posizione, anche se ci sembra quantomeno impresa ardua per quanto sta dimostrando il pilota della Cosmic in queste battute conclusive di manche. Ha rosicchiato altri 2 decimi proprio nell'ultimo passaggio, ma ormai il contatto è assolutamente visivo, vanno ad incrociare le traiettorie nel ultimo curvone a destra. Tenta un timido attacco Matteo Raspatelli ai danni di Alessio Lorandi, che guarda il cartello che indica la slap e adesso va ad attaccarsi a tutte quelle che sono le possibilità di conservare la prima posizione. No, così no. Il contatto tra i due lì davanti, Matteo Raspatelli ha grosse difficoltà, e allora vanno nuovamente ad incrociare le traiettorie in fondo al dritto. Problemi per Raspatelli, che evidentemente ha subito qualche danno in quel contatto. Sta adesso arrancando nel tentativo, la regia ci ripropone questo contatto, il tentativo di rimissione in corsia di Alessio Lorandi è stato forse un po' forzato, entrambi erano andati lunghi alla prima destra e ora si giocano il tutto per tutto nelle battute conclusive. Difficoltà evidenti adesso per Matteo Raspatelli di tenere il ritmo del Lorandi lì davanti.
vanno ad interpretare le S del Grifone proprio nelle battute conclusive. Prima della bandiera a scacchi Alessio Lorandi le disegna con relativa tranquillità, ora che Matteo Raspatelli è più staccato, ultimissime possibilità per l'attaccante Raspatelli, deve difendersi invece Alessio Lorandi, prova ad incrociare le traiettorie proprio sotto la bandiera a scacchi, nulla da fare, Alessio Lorandi porta a casa la vittoria con Matteo Raspatelli che protesta visibilmente alzando il pugno alla direzione gara per quanto accaduto nell'ultimo passaggio, nell'ultima curva a destra. Vedremo ovviamente quelle che saranno poi le decisioni. Alessio Lorandi chiude sotto la bandiera a scacchi da vincitore, Matteo Raspatelli in seconda posizione, Martin Malneuen in terza e poi Sassacorn, Simon Goll, Sarlainen, Rosens, Mazepin, via via tutti quanti gli altri. So, at the end of this last race, this last heat qualify, Alessio Lorandi is the winner with Matteo Raspatelli in second position, in third position Martin Malneuen, Sasakon Chemongol in fourth position. This is the top four for the last heat qualify group C and F. Se hai il tempo per andare. Sì, perché lui ha detto il tempo con Baffucci proprio. Sì, lui doveva.
impazzita. Madonna mia! Cosa ne vesti io dei film da sul petto? Benissimo, benissimo. Come faccio la barba? Come faccio la barba, sopracciglia, la no, ceretta. Ma va bene così, qui è l'unica soluzione. Che sono morti? Ah, aspetta un attimo. Cristian, Fabrizio mi ha detto che gli hanno detto che alle 12.40 c'è una pausa per mangiare. No, no. Ah? Ah, ma chi te l'ha detto però? Ah? Chi te l'ha detto? Ah, no, pensavo che lui sapeva se era aperto o meno la tenda, non lo fa. Sempre passare di qua sotto, va sotto la camera, dai, no. Funziona? Così forte ormai non ci sono più.
poche parole, quante gare ci sono rimaste? Aspetta, torna alle 5 qua.
contro New York, eh. Contro New York. Sei sci. Rossi. È preso Rossi. Ne ho guardato manca 17 minuti qua. Comunque sciuto stanno a 22esimo minuto 0-0. Mi è parso di vederlo. L'orario più sport. Comunque già potevi mangiare tre volte quando abbiamo cominciato. No, non è che non mi chiede niente, io non ho mai mangiato qua ne hanno fatto. Sto cammino in ristorante. Avrei a roppo se non riuscivo. Ma che l'ha da tre? Alle 14, dalle 14.15 alle 14.40 si riusciva a mangiare. Fai per il 2000 euro meno. Per il 2000 euro mese, Leonardo.